Ok, eccoci, registriamo l'operazione di oggi che è in parte ancora in corso, ma sono qua pronto con il ditino a splittarne ancora una parte. Allora, prima ho detto, l'abbiamo rifatto ragazzi, effettivamente potrebbe essere il titolo di questo post, perché praticamente abbiamo venduto a 56, quindi abbiamo venduto a 1,31 e 56. Ho passato il segnale a 1,3156. Credo, se non ricordo male, qui, perché praticamente quando siamo entrati è subito andato giù. Allora, perché siamo entrati lì? Magari diamogli un colpettino di zoom. Allora, siamo entrati qui praticamente, quando ha rotto. Il massimo di oggi è stato 58,5, 59, quindi abbiamo veramente venduto almeno un massimo che per adesso possiamo definire relativo e poi a fine giornata potremmo magari dire abbiamo venduto il massimo assoluto, ma non importa, l'importante è che l'operazione sia andata bene. Allora, perché siamo entrati short qui? Direi ormai, visto che è tutto il giorno che ne parliamo in trading room, ormai è semplice capire il motivo. Allora, perché in quel momento, in questo cerchietto, stavo dicendo, in quel momento preciso, c'erano le tre condizioni fondamentali che in genere si trovano quando l'euro-dollaro va a fare un massimo di giornata. Oppure, al contrario, le stesse tre condizioni si verificano spesse volte sui minimi. Quindi, questo metodo di lavoro ci dice di fare che cosa? Parlo un po' così a tratti perché se ribatte 43,5 qui devo splittarne ancora una parte. Comunque riusciamo a fare tutte e due le cose insieme. Allora, l'euro-dollaro quando va a fare un massimo di giornata o un minimo di giornata ha tre condizioni ben precise. Una sul prezzo, ovvero il prezzo è almeno a ridosso della prima banda di Bollinger, settata a 1440, due deviazioni standard. Oppure da lì in su, quindi io ho messo anche le tre deviazioni standard. Quindi diciamo che quando l'euro-dollaro va a cercare un massimo di giornata è a ridosso di questa fascia qui, come lo era qui. Ok? Come? Al contrario, lo sarebbe su un minimo, sarebbe a ridosso della banda di Bollinger inferiore, no? Quindi vi faccio vedere un pezzo dove i minimi dell'euro-dollaro sono fatti sulle Bollinger inferiori. Vedete? Ovviamente sono ironico. Quindi questa è una condizione, ma non è sufficiente, ok? Lo si capisce proprio dal 29 di agosto, dove se uno avesse detto, scusatemi, avreste detto, quando l'euro-dollaro va sulla fascia alta, due deviazioni e tre deviazioni standard, vendo perché becco i massimi, qui avrebbe avuto ragione. Ma se qui fosse andato long dicendo, quando va a toccare le due deviazioni o tre deviazioni standard verso il basso, vado long perché intercetto un minimo, avrebbe avuto torto. Perché questa non è la condizione sufficiente. Bisogna averne un'altra, in realtà ve ne dico altre due, ma in realtà è solo più una, quella fondamentale, quella dell'indicatore giallo. È chiaro che nel momento in cui l'euro-dollaro normalizzato da 0 a 100, che è questo qua di color acqua tratteggiato, sia anche in zona 98-100, è molto meglio shortare, ovviamente, no? Ad esempio tra il massimo 1 e il massimo 2 è un peletto più alto l'euro-dollaro rispetto a qui che è un po' più basso. Ok, la possiamo guardare quella cosa, ma la cosa più importante di tutte non è questa seconda condizione, ma è la terza, che è questa dell'indicatore giallo. Ok, quindi quando l'indicatore giallo nel massimo 1 era sotto la zona di alta frequenza di short, allora io, attenzione che ancora un pip e me ne splitto una parte, allora io qua sul massimo 1 non è corretto che vada a shortare, perché non ho tutte e tre le condizioni, perché ho il prezzo sulla Bollinger o sulle Bollinger. E va bene, ho l'euro-dollaro normalizzato da 0,100, quasi sui massimi, quindi andrebbe abbastanza bene, ma non ho l'indicatore qui e quindi, siccome è lui in realtà il motore di tutto il sistema, non posso andare a vendere. Oppure posso anche farlo, ma mi assumo maggiori rischi. Tipo un long qui dove l'euro-dollaro è nella zona verde,
l'eurodollaro normalizzato è nella zona 0,2, ma non essendovi l'indicatore sulla zona verde sua, allora vedete, mi assumevo un rischio di andare long qui che poi non andava bene. Quindi, nel massimo invece numero 2, qua, è giusto shortare, perché ho i prezzi sulle Bollinger, chiudo una parte, scusate un attimo, ho splittato ancora una parte e l'altra la lascio come prima con stop a pari, dove il pari non è neanche più perdere lo spread. Quindi nel massimo 2 sono sulle Bollinger, sono con l'indicatore normalizzato alto e sono con l'indicatore giallo sulla zona rossa. Quindi questo nel punto 2 per me è uno short secco. Dopo il prezzo è sceso, vedete che non ha mai più dato l'indicatore un segnale verde, un segnale long, scusate, e quindi non si va long. Ok? Quindi oggi vi ho voluto far vedere di nuovo il 29 per questa importante cosa, perché è molto facile che tutti gli indicatori, che almeno, diciamo, tutti quelli che io ho osservato e provato, quale problema mostravano? Mostravano il problema di andare in pratica su ogni salita e su ogni discesa un po' significativa in ipercomprato e in ipervenduto. Mentre questo, vedete che ad esempio su tutta questa discesa non è riuscito ad andare nella zona verde, mentre oggi su una discesa inferiore è riuscito ad andare su una discesa che era praticamente da qui, diciamo, questa discesina, questa qua, è riuscito ad andare nella zona verde. Quindi è un indicatore che va a misurare altre cose, che secondo me sono le giuste cose da misurare, da guardare per fare trading. E quindi noi oggi semplicemente abbiamo visto il prezzo sulla terza deviazione, l'euro-dollaro alto, l'indicatore di color giallo toccare la zona rossa e diventare esso stesso rosso, uguale una ragione in più per andare a dire che vendendo qui di cavolate non se ne facciano. Allo stesso tempo però oggi l'indicatore si sta muovendo in una maniera un pochettino particolare, se vogliamo, perché ad un certo punto poi il prezzo è sceso e lui, l'indicatore, è già andato sulla zona verde. Che rimanga rosso non vuol dire più nulla dopo che lo è diventato lassù, ok? Vuol dire che non è stata questa discesa dell'indicatore di una quantità, della quantità giusta per farlo ridiventare verde, che è un effetto che si ha quando dal massimo, che era questo qua, si scendeva fino a questa zona di 42 punti, mentre da questo massimo, perché poi ha cambiato colore, riscendendo fino a qui non era sceso dei 42 punti e quindi rimane rosso. Però questo ha poca importanza per noi. Dovrebbe essere visto come giallo. Però tanto noi qui, piuttosto che qui, come dicevo prima, o anche già da qui, andiamo long? Ma assolutamente no, perché è solo una condizione. Ma noi abbiamo l'euro-dollaro normalizzato, che è questo tratteggiato, che su questo minimo era qua, valeva più di 70. Su quest'altro minimo è sceso sotto i 70, ma varrà 50 almeno, o anche di più. Quindi è ben distante da questa zona. E quindi non possiamo pensare di comprare un minimo importante, quindi lasciamo stare. E allo stesso tempo il prezzo, ovviamente, che è qui, non è andato a toccare la Bollinger bassa che era e che è ancora qui sotto, ok? Quindi questa è la filosofia che trasmetto in Trading Room, pochi segnali ma nei punti secondo me statisticamente giusti, perché poi prima o poi anche entrare nel punto giusto a causa magari di un'errata interpretazione di un dato macro da parte dei più che tradano in quel momento l'euro-dollaro o solo dei big piuttosto che una news improvvisa, magari ci potrà comunque andare contro, però statisticamente shortiamo e compriamo nei punti intelligenti. E quindi questo è il quanto, ragazzi. Poi se vogliamo possiamo usare questo indicatore in maniera molto più aggressiva, vi faccio vedere altri due ingressi che non perché vedo che sono andati bene li avrei fatti, ma perché c'era tutta la logica giusta e la conseguenza è che i segnali siano andati bene. Ma lo ribadisco qui, visto che l'ho già detto prima, ma adesso mi sto registrando, assumo anche il ruolo di moderatore. Quindi io i segnali che passo hanno le tre condizioni. Short se prezzo sulle Bollinger, indicatore sulle Bollinger ed euro-dollaro sui massimi. Se poi l'indicatore è pure rosso, ancora meglio. Long se l'indicatore è nella zona verde, se è verde pure meglio, ma anche il prezzo e sulle Bollinger basse,
che sono qui sotto e non si vedono, e l'indicatore normalizzato è basso, valore 0, valore 2, valore 3, ma non di più, ok? In questa maniera sono sicuro di trasmettervi un qualcosa che permetta a tutti di far bene. Questa è la cosa più importante. Poi i più bravi, ad esempio le due persone che ho menzionato prima, che mi hanno scritto, hanno shortato qui, ad esempio, ve lo zoom un attimo, così ripassiamo anche questo, hanno shortato qua così, che è lì. Perché hanno shortato lì? Perché sostanzialmente il loro pensiero è stato questo. Beh, è vero che l'indicatore giallo non ha proprio toccato la linea rossa, ma di un pelo. È vero che l'euro-dollaro normalizzato non è proprio a contatto della tratteggiata, ma gli manca poco. In compenso sono più sopra della Bollinger a tre deviazioni standard. Quindi, prendendo le loro parole sostanzialmente, il segnale non è perfetto, però lo abbiamo fatto. Okay? E io cosa posso dire? Bravi, mi tolgo il cappello, e siete stati rapidi, veloci, efficaci, avete dato in maniera corretta fiducia all'indicatore e vi siete fatti una scalpata che avete chiuso qua sulla news che è uscita prima che abbiamo detto, no? Io però in qualità di moderatore non lo passo, ma anche se shortando qui fosse andato su vi avrei detto che era corretto farlo, ovviamente con la prerogativa di mantenervi la possibilità di fare altri due short in piramidazione distanti circa 15 pips l'uno dall'altro, ok? Quindi bravi a chi ha shortato qui, con un'indicazione che non era dal 100% ma sicuramente dal 90%, diciamo che in questo massimo qua così, vi dico, anch'io necessariamente ho una visione o short o proprio per sminuirla flat, ma di sicuro non ho più intenzione di andare long, cioè avesse rotto questo massimo e avesse accelerato, invece era ancora più bello buttarsi dentro short e mai in breakout long. Poi dopo, osservando semplicemente l'indicatore nelle zone dove più o meno va a toccare delle zone sensibili, lo vediamo qui. Allora qui cosa possiamo dire? Che l'euro dollaro come prezzo è ben distante dalle Bollinger sotto, quindi non c'è per me il segnale, perché ci devono essere tutte e tre le condizioni. L'euro dollaro normalizzato è qui, e quindi non è scarico. Però l'indicatore è verde, è sulla zona di rimbalzo. Cosa è successo? Che rompendo questa resistenza, rompendo questa, poi in realtà qua la tenuta, ha ritestato la prima resistenza, qua. Quindi era un pullback questo di una resistenza diventata supporto con questa indicazione grafica. Cosa ho consigliato di fare in quel punto? Di usare una semplice semplificazione di Elliott con le trend line. Quindi, praticamente, andando a zoomare, io vi dico, questo movimento non lo conto in 5, allora ci traccio una trend line, che è questa, questo massimo più questo. E quindi qui c'è un long. Ok, lo stop loss vi ho spiegato come metterlo e dove metterlo. Però ecco, l'ingresso è qui. Poi, beh, proprio per fare uno stop loss che va bene, si mette sotto questo minimo, ma ce n'è uno migliore e ve l'ho fatto vedere prima, ok? Boh, quindi questo è quanto, ragazzi. Basta, non c'è da pensare altro. Io ho splittato, sono entrato a 56, quando lo vedevo qui 57, 58, stavo già per cliccare, ma abbiamo usato la regola 3,7, quindi appena rotto il 7 ho venduto a 56. Nel momento in cui siamo arrivati qui, spero di ricordarmi bene, ma credo di sì, siamo arrivati qui, vedevo l'indicatore già arrivato qui, quindi ho detto attenzione un attimo ragazzi, tempo di dire attenzione un attimo, è ripartito su, e quindi mi sembra che abbiamo dato lo stop a pari, mi sembra, poi mi aiutate a ricordare. Ok, va bene, dopo ti leggo poi Fabio. Poi, quando è ritornato per la seconda volta qui, questa è la seconda volta, di nuovo qui ho detto ragazzi, va bene sbagliare una volta, qui mi sono sbagliato, vi dico la verità, perché stavo facendo nella descrizione a voce, o parlo o penso per cliccare, non ce l'ho fatta, però sul secondo punto ho detto lasciatemi un attimino tranquillo che devo decidere se splittare, e qui ho splittato il primo pezzo. Quando ho splittato ho messo stop a pari, con pari compreso delle commissioni, poi è sceso e adesso quando ha ribattuto 43, qui così, mi avete sentito, ne ho splittato un'altra parte.
Adesso diciamo che va bene tutto, nel senso se mi va a prendere a pari, ok, però una parte, vediamo, Fabio dice spostato stop again di 10 pips sopra il max dell'ultima candela a 15 e faccio correre. Quindi l'hai spostato praticamente sopra l'ultima, qua sopra? O sopra questa, non ho capito. Sopra la 1 o la 2? Poi ci risponde. Io, ripeto, avendo shortato da qui, più o meno da 56, no, mai qua, vabbè, comunque da 56 qua, scusatemi, da qua da 56, e avendo già splittato due volte, onestamente me la provo a giocare, perché sulla numero 2, ok, quindi Fabio ha messo lo stop loss sopra questo martello e prova a far correre. È anche intelligente, io invece l'ho splittato qua e più o meno abbiamo fatto lo stesso gesto. Allora, in questo momento io, adesso vi spiego perché sto tenendo, anche duro, però il grafico si sarà aggiornato, tengo perché, boh, comunque ho shortato un massimo, quindi adesso alle 16 c'è un dato, me la scommetto. Ma perché me la scommetto? È vero che qui l'indicatore è nella zona di rimbalzo, è vero. Però per rimbalzare si deve il prezzo appoggiare ad un supporto. Allora, il supporto che in genere, ripeto, uso sarebbero le Bollinger Basse, quelle che non si vedono neanche qui. Ma potrebbe anche usare come supporto per rimbalzare la mediana delle Bollinger. Quindi ecco, la mia idea è quella di provare a tenere fino alla mediana, ok? Sulla parte che ho ancora tenuto in short. Adesso mancano 20 minuti al dato, magari sul dato può anche fare così e può recuperare in fretta, ma io qua così vado a prendere profitto di tutto. Se ci arriva, ovviamente. E ovviamente anche se qui rompe poi va su, perché se qui rompe accelera ovviamente tengo, e addirittura andasse sulla Bollinger Bassa con l'indicatore basso ovviamente andrei long, ok? Quindi ripeto, facciamo trading intraday in trading room in tempo reale, perché queste cose qui fai prima mentre le vivi, farle notare, che a descriverle in anticipo, che è una fatica disumana, perché devi fare tutti i se e i ma di tutte le condizioni, che sono tantissime. Detto questo, il video sarebbe finito, ma visto che mancano 20 minuti, colgo l'occasione per farvi vedere che qua ovviamente abbiamo sempre l'indicatore dei flussi che, ripeto, va usato a mio avviso in laterale. Quindi quando si intercetta un laterale tipo questo, la domanda che ci possiamo porre è, così in questo video registriamo anche questo, la domanda che ci possiamo porre qual è? È questo laterale è un laterale di compra o di vendita di euro-dollaro? Risposta: guardati i flussi, sono costantemente long, fortemente long, perché è molto sotto la linea verde, mediamente. È stato un acquisto qua, un accumulo. E infatti poi ha sfociato in su no? Il trend. Poi qua, mentre stava salendo, quello che vi facevo notare è che salivano anche gli istogrammi. Questo vuol dire che in realtà è una divergenza ribassista, perché se salgono, se la tendenza è questa, si stanno approssimando a ritornare sopra lo zero, dove sopra lo zero vuol dire flussi short, ok? Quindi ricordatevi di usarli, secondo me, in laterale. Poi c'è questa ultima osservazione fresca fresca di questi giorni, che è ancora più interessante, secondo me. E vi faccio vedere tre esempi, o al massimo cinque, giusto per farvi capire che non si può, diciamola così. Poi in realtà in Trading Room ho cercato al meglio delle mie conoscenze e competenze di spiegare a livello macroeconomico le dinamiche di questo template qua che vedete, no? Dove qua abbiamo l'euro-dollaro e qui abbiamo qualcos'altro, no? Però diciamo così, non si può, insomma, avere la botte piena, la moglie ubriaca, no? Il primo così, proverbio che mi viene in mente per spiegarmi. Cioè non si può comprare questo e comprare anche quell'altro, quando questi due strumenti, uno è l'euro-dollaro e qua altro altri sono un'altra cosa, non ci si azzecca, ok? Non puoi puntare ad una crescita economica e allo stesso tempo andarti a tutelare comprando strumenti difensivi. Non è logico, non è coerente. Infatti, queste due dinamiche, la dinamica blu o color acqua e la dinamica gialla, devono essere contrapposte, come lo sono oggi. Come lo sono oggi: uno era nella parte alta, diciamo 80-90, e l'altro era nella parte bassa, speculare 10-20, e quindi va benissimo così. Ed è corretto che sia così. Infatti, un'altra giornata emblematica
per potermi spiegare bene è questa. Questa qua è di nuovo una giornata corretta, logica, non so come definirla, però dove i gialli scendono e il blu sale, o i blu salgono, insomma. Di qua di nuovo sale e di nuovo di qua scende, no? Qua scende il blu e qua sale il giallo. Quindi deve essere così, deve essere così. Quando non è così, ecco lì che abbiamo beccato una inefficienza. Ve la faccio subito vedere. Partendo da oggi non c'è, allora oggi non c'è, ieri ad esempio c'era, c'è stata, perché ieri ad un certo punto noi troviamo il giallo e il blu tutti e due bassi, sotto il livello 10. Allora qui c'è qualcosa che non va, perché ripeto, non posso avere capra e cavoli, per dirla diversamente ancora, ok? E allora, siccome non posso avere entrambe le cose, qui l'inefficienza è che quando si verifica che blu e giallo siano bassi, più bassi sono 10 o sotto il 20, ma meglio sotto 10, e più è interessante la dinamica, e la dinamica che ne deriverà è che l'euro-dollaro salirà. Ma non si scappa, abbiamo visto questa mattina in Trading Room, non so quanti segnali, ma tutti estremamente coerenti e funzionanti. Anche qui non possiamo avere un euro-dollaro qua alto, perché il blu è alto, no? In zona 80-90, con un giallo anche alto, non è possibile. Da qui l'euro-dollaro, cioè non ci azzecca proprio per niente lassù l'euro-dollaro, e quindi lo shorto. Poi capite che se ho anche l'indicazione di questo indicatore e altro, vabbè, quelli sono proprio dei trade che vanno provati. Quando tutti e due sono alti, sono sulla Bollinger qui, devo shortare, non è che debba pensarci oltremodo, ok? E basta, insomma, ci sono dei casi proprio evidenti, anche più o meno qui sono tutti e due latini. Meglio qua, qua sono tutte e due nella fascia 80-90, anche qui più o meno sono tutte e due nella fascia. L'euro-dollaro non ci può stare, deve scendere, perché ci sono delle dinamiche ben precise che muovono i prezzi, non è che si muovano a caso, okay? Anche qui dove si toccano sono in una zona tutte e due alti, qui l'euro-dollaro è alto e l'altro strumento o gli altri strumenti sono anche alti e l'euro-dollaro dopo è sceso. Ma è così su praticamente tutti i segnali che abbiamo visto. Ce ne sono poi di parecchio significativi, tipo, che ne so, questo ti becca proprio quando tutte e due sparano su, lassù non ci starà mai per nessun motivo, quindi uno storno lo farà. A volte prenderemo l'inversione, a volte prenderemo solo uno storno. Arrivano tutte e due a essere alti, guardate, è sceso. Ok? Quindi ecco, questa è una dinamica interessante. L'abbiamo vista sui non farm payroll, l'abbiamo vista sulla BCE, qua di nuovo tutte e due alti non ci si azzecca e così via di conseguenza. Quindi in questo momento io la parte che sto mantenendo in short è legata al fatto, ad un'altra osservazione che abbiamo fatto. Adesso poi manca un quarto d'ora, se sul dato facciamo qualcosa, magari oggi adesso anziché interromperlo mettilo solo il video in pausa, poi riattacchiamo, altrimenti se non riprendo lo concludi e lo rielabori, poi io lo attacco, lo metto nel blog. Stavo valutando di vedere se il giallo riusciva a salire, il blu riusciva anche a scendere, ecco, l'incrocio dei due è un'ulteriore spinta ribassista per l'euro-dollaro, ok? E quindi niente, stiamo aspettando. Quindi questo è un po' il discorso. Quando abbiamo il grafico con l'indicatore, scorrimento, ecco qua, con l'indicatore questo qua, che ci dà l'indicazione che ho detto prima, già dobbiamo seguirlo. Se in più si aggiungono i flussi, quasi sempre in ritardo, perché l'ho già spiegato in 3D Room e negli altri video, non mi ripeto. Quindi ci servono più per stare in tendenza e nei laterali i flussi. In più, se aggiungesse questa idea, bene ragazzi, abbiamo modo di entrare in dei punti grafici dove, ve lo sto facendo vedere in tempo reale, cavolate non ne facciamo. Quindi bisogna entrare e basta. Indipendentemente da è uscita quella news, indipendentemente da è uscito un dato macro buono per il dollaro, cosa che abbiamo fatto la scorsa settimana. Eppure, anziché scendere l'euro-dollaro, poi è salito e noi eravamo long. Quindi vedete che di più, cioè, seguiamo il grafico che con queste idee tendenzialmente quantitative, quindi indicatori che non sono più i vecchi indicatori dove c'è l'euro-dollaro, gli attacco lo stocastico e lo stocastico
con il suo algoritmo va a rileggere l'euro dollaro, ma pur sempre solo l'euro dollaro andrà a leggere, quindi se l'euro dollaro è A, lo stocastico è A primo, sono fratelli, ok? Mentre queste robe qua sono prospettive totalmente differenti, anzi noi possiamo tradare l'euro dollaro con molte di queste idee qua senza neanche, però voi lo sapete, non state neanche guardando l'euro dollaro in alcuni indicatori, state guardando altro, e questo è molto interessante. Poi di qua, tanto per finire la carrellata, currency screener un periodo, ho già fatto un miliardo di video, lo sapete già usare, currency screener a 12, dopo gli provo a mettere i nomi qui così più fruibile per tutti, e qua l'indicatore dei gap di liquidità che quando ci sono vengono chiusi all'80% in giornata e 60% sui 2 giorni, basta così. Allora se hai voglia, intanto grazie a tutti per chi è arrivato fino qui ad ascoltare il video e buon proseguimento, buona vita, grazie Eugio, se vuoi metti in pausa, mancano un